Dalla sinergia tra Regione Veneto, ULS, SUEM, Soccorso Alpino, Dolomiti Emergency e Avincis, arriva il secondo elicottero per i soccorsi estivi in montagna. Il servizio sarà garantito dal 20 luglio al 20 settembre. Durante la presentazione del mezzo, il commissario dell'ULS Dolomiti Dalben ha fatto riferimento a un dato su tutti: 505 gli interventi in elicottero effettuati in questi primi 7 mesi del 2023, 418 dei quali presi in carico da Falco, una cifra che ha spinto la Regione a investire su un secondo velivolo a servizio di Valbelluna, Feltrino e Agordino. L'anno scorso il secondo elicottero era di Dolomiti Emergency, quindi noi siamo subentrati nei costi dell'elicottero, quindi ecco perché dicevo abbiamo dato il nome di Falco 1 e Falco 2, perché sono due elicotteri della Regione del Veneto istituzionali. C'è una risposta importante da dare con elicotteri nostri, con mezzi nostri e con personale nostro. Falco 2 ha già inaugurato la stagione con un intervento svoltosi in mattinata al rifugio Vandelli. Il secondo mezzo è una manna dal cielo per gli operatori di soccorso, in particolare durante la stagione estiva, periodo nel quale fioccano le escursioni tra le Dolomiti. Significa avere uno strumento in più per essere più efficaci ed efficienti, quindi arriviamo prima, esponiamo meno le squadre ad un rischio che rimane oggettivamente alto, che è il rischio residuo, quello che non si può calcolare, che in montagna purtroppo non è misurabile. Quindi laddove si può arrivare con un elicottero ben venga, però ricordiamo che non deve essere un taxi, ma è un mezzo salvavita e come tale va utilizzato e va centellinato, perché è un mezzo veramente importante, le due macchine devono servire per salvare la vita alle persone. Quindi chiediamo un appello a tutti quanti che facciano mente locale prima di partire, guardate bene il meteo, guardate le condizioni dell'evoluzione che ci sarà e soprattutto un'attrezzatura adeguata. Buone gite a tutti quanti.